la disponibilità del dato non sia un problema, no? Abbiamo sistemi che ci permettono di raccogliere dal campo, all'interno del data center, ma anche all'esterno del data center, una quantità notevole di informazioni. Quello che diventa sempre più critico è come riusciamo ad analizzare queste informazioni perché portino quelle che una serie di insight alle persone di business che gli permettono di prendere delle decisioni importanti. Quindi come io razionalizzo le informazioni affinché queste siano un contenuto coerente verso chi deve prendere i responsabili IT piuttosto che i responsabili business che deve prendere delle decisioni importanti. Ecco, in questa tematica citiamo il tema dei big data e dell'intelligenza artificiale. Il big data è esplosione del dato, intelligenza artificiale come sistemi che mi permettono di interpretare i dati che vengono dal campo, quindi che io raccolgo dalle mie infrastrutture data center, per esempio, o dai miei sistemi di continuità, che mi permettono di collettare il dato e di cercare di, con i dati, magari prevedere o ad anticipare magari alcuni downtime piuttosto che malfunzionamenti, tutto nell'ottica di quella che è una manutenzione preventiva o predittiva. Ecco, questo riteniamo che sia uno strumento importantissimo che noi diamo nelle mani dei responsabili di infrastrutture informatiche perché gli permette davvero di essere più proattivi nei confronti della propria infrastruttura IT. Questo cosa significa? Significa riduzione dei costi. Ecco, questo è un tema fondamentale che ad oggi è particolarmente sentito, quindi riduzione dei costi, anticipo dei guasti, magari pianificazione di una manutenzione che sia più in linea con quella che è la mia infrastruttura informatica. Ecco, questo riteniamo che sia uno strumento importantissimo. Ecco. E tutto questo può essere integrato all'interno di tutti quelli che sono gli strumenti, no? Che mi permettono di gestire overall la mia infrastruttura IT. Per cui questo è ancora più importante il ruolo dei partner qui, perché hanno la possibilità di raccogliere quelli che sono i nostri servizi, i nostri strumenti, la nostra tecnologia integrali all'interno dei loro servizi per fornire al cliente un perimetro completo, che gli permette di montare l'infrastruttura fisica da una parte, ma anche la parte di elaborazione dato, che è ovviamente la parte più critica dove poggiano le applicazioni.